Sindaco, ci troviamo in piazza Marsilio Ficino per un sit-in organizzato dai cittadini per ricordare, insomma, che è passato un anno dall'inizio di questa tragica guerra che sta tuttora svolgendo in Ucraina. Sì, un anno dall'invasione dell'Ucraina e questo piccolo momento di manifestazione è importante per rappresentare la solidarietà che il popolo italiano esprime a quell'ucraino, alle vittime, a chi è dovuto scappare, a chi è rifugiato a causa proprio degli eventi di guerra che si stanno ancora svolgendo sul territorio ucraino, e soprattutto questo momento serve anche a chiedere una risposta di pace che arrivi dal mondo intero, con un appello soprattutto all'Europa, farsi parte attiva proprio nel processo di pace, nell'apertura di negoziati che possano portare effettivamente a una soluzione diplomatica di questo conflitto che termini davvero di mietere vittime sul territorio ucraino, un popolo che è stato fortemente messo alla prova e che ha reagito resistendo a tutt'oggi contro l'invasione russa. Quindi un segno davvero di vicinanza ai tanti ucraini che sono arrivati in Italia per salvarsi, ma anche ai tanti soprattutto che sono rimasti nel loro paese e che ancora combattono. La rete di solidarietà è partita da subito, da quel 24 febbraio dello scorso anno, ed è riuscita ad arrivare capillarmente davvero a tutti coloro che ne avevano bisogno, sia per raccogliere generi di prima necessità che da qui poi sono partiti con file di camion per andare in Ucraina, ma anche per dare accoglienza vera a quei cittadini ucraini che sono arrivati sul nostro territorio in cerca di salvezza. Un lavoro che è stato importantissimo, a cui hanno concorso davvero tutte le associazioni sociali del nostro territorio, a partire da Misericordia, Croce Azzurra, Croce Rossa, Caritas e tantissime altre associazioni che si sono fatte parte attiva per raccogliere i beni di prima necessità, per essere presenti laddove c'erano i bisogni, e addirittura fino ad arrivare alle scuole che hanno accolto i bambini fin da subito, alle associazioni sportive che hanno inserito i ragazzi nelle proprie attività per iniziare subito un percorso di inclusione. Anche io ho fatto quella gocciolina che dovevo fare. Abbiamo mandato tanta roba e sono contenta, ma sempre poco. Io chiedo se qualcuno può aiutare anche a poco, a animali, a persone anziane, a bambini che veramente non c'entrano nulla, non sanno nemmeno cosa politica, non sanno nulla, loro solo vogliono vivere in pace, come tanti ucraini, anche giovani, perché di guerra non è contento mai nessuno. E poi in una guerra non c'è mai vincitori, c'è solo perdenti. Per me è così.